Trestina si prende i tre punti nella sfida umbra del Blasone con il Folegno. I bianconeri di Boruna rimontano con Sussi sì e Falconi la rete in avvio di Cesario e lasciano la formazione di Vicarelli al quinto capo di fila, in una posizione abbastanza complicata di classifica. I bianconeri invece blindano il terzo posto, tornando al successo che mancava dal 28 marzo di due mesi fa, invece l'ultimo blitz esterno trestinese. Andiamo a vedere i riflessi filmati del match. Gara che inizia con un sussulto dopo 90 secondi. Xafa carica il destro da fuori, ma Marricchi ci mette la mano. Per salvare la sfera rimane lì e Silla la ribadisce in rete, ma Carchesio di Lanciano alza la bandierina e ferma tutto. La prima proiezione offensiva del Fuligno all'ottavo è subito fruttuosa. Con la Rieti va al cross dalla corsia di destra e Broso ruba il tempo a Fumanti che lo tocca. Silvera di Valdarno fischia il calcio di rigore, il nuovo arrivato Cesario si, appro si appropria della sfera e la scarica in rete alle spalle di Mazzoni per l'1-0 folignate. Gli ospiti allenati da Bonura provano subito a reagire. Al quattordicesimo Kribeck mette dentro dalla corsia di destra e ci va di testa ma debolmente e Marricchi blocca senza problemi. Tressina che ragiona ma il foligno è concentrato, ringhia su ogni pallone mantenendo le giuste distanze nel 3-5-2 chiudendo gli spazi. Anche se di fatto rinuncia a farsi vedere avanti, se si eccetta un colpo di testa debole di Broso al ventiseiesimo su assist di Colarieti. L'iniziativa è sempre in mano, i bianconeri che al 31esimo riescono a impattare. Caruso crossa atteso dalla corsia di sinistra sugli sviluppi di un falo laterale e al centro di testa, esso sì, è una sentenza. Palla alle spalle di Marricchi e 1-1. Nel finale di frazione un'emozione per parte. Al 45esimo Settimi calcia a rasoterra una punizione, la sfera, grazie a qualche rimpallo, filtra verso il secondo palo, dove Cesario, tra i migliori dei falchi, tenta la finezza di tacco, ma senza esito. Proprio al fotofinish invece, Trestina che protesta. Xafa avvia la falcata di Kribeck che supera dita sul lato corto destro, entra in aria e cade a terra sempre per un tocco del numero 3 di casa. Per Silvera, un'occhiata all'assistente e nulla da decretare. Primo tempo chiuso in parità. 75 secondi della ripresa e il Trestina sfiora il gol del vantaggio. Lignani al limite prolunga di testa e premia l'inserimento di Silla, il cui diagonale esce davvero in un soffo. Replica poco dopo al terzo. Convito fa tutto da solo, arriva al limite e carica il sinistro che viene ribattuto. Sulla sfera va convinzione e su sì, che gira con una grande rovesciata ma senza inquadrare la porta. Foligno che risponde immediatamente a sesto. Calcio di punizione per i falchi, scodellato in aria, sfera che arriva alla Bonia, che non ci pensa due volte ma trova la pronta uscita di Mazzoni. Molto bravo a metterci una pezza anche sul seguente tentativo di fondi. Sfida piacevole, combattuta con entrambe che vogliono farla propria, ospiti forse più manovrieri con maggior dominio territoriale, mentre i falchi stanno chiusi, aggressivi e quando possono cercano di far male in contropiede. Prestine, che al 17 si rende ancora pericoloso. Silla sfonda sulla sinistra e mette dentro dal fondo. Palla spazzata al limite dove Arpionagori, che non riesce a tirare, cosa che invece fa Lignani con un destro giro su cui Marricchi deve mandare in corner. Vicarelli prova a cambiare qualcosa per cercare di vincerla e con l'ingresso di Finetti passa al 4-3-3. È la squadra di Bonura, però, ad apparire più convinta. E al trentesimo ancora proteste verso il direttore di gara quando Silla viene pescato in area, ma cade in seguito a un contatto con Collarieti per Silvera di Valdarno. Però è fallo dell'attaccante Prestine. Prima del quarto d'ora finale, triplo campo Pieribianco azzurri per dare nuova linfa dentro Giabbe, Cucci, Bococo e Bartolini e passaggio al 4-2-3-1 con l'obiettivo di guadagnare campo e alzare il baricentro. Sono ancora gli ospiti, però, a creare al 34esimo buona progressione di Cribe che crossa sul secondo palo al bacio per il piattone di Silla, che però spreca tutto incredibilmente davanti a Marricchi. Davvero un altro grosso rischio per il Foligno che come spirito c'è, ma fatica tanto ad affacciarsi dalle parti di Mazzoni per tentare il colpaccio colpaccio che alla fine fa il Trestina che riesce a colpire trovando ancora impreparata la difesa del fogno da fallo laterale al 42esimo del 2001 Falcone a ritrovarsi smarcato in aria e a scagliare il diagonale del 2 1 per la squadra di Bonura non c'è più tempo e il Trestina passa per la prima volta della sua storia al blasone lasciando ai Falchi tanto amaro in bocca Purtroppo penso che la vittoria sia meritata, perché la mia squadra è stata padrone del campo dal primo al novantesimo. Abbiamo creato diversi presupposti, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo direi poco, grosso predominio territoriale, ma più nel secondo tempo abbiamo creato con Silla, con Sushi, con fatto qualche ripartenza. E penso che la vittoria sia meritata perché abbiamo dimostrato di essere squadre, di giocare a calcio, di venire qua con personalità, imporre il nostro gioco ed è quello che abbiamo fatto dalla prima al 90. Ecco. Ma guarda, purtroppo quando succedono questi diciamo, cambi societari, giocatori, chiaramente bisogna andare in un tempo. È chiaro che il tempo non è dalla parte del Foligno in questo momento perché... Mancano sette partite, le partite sono sempre di meno, quindi punti per il Foligno deve cercare di farli, quindi non c'è tempo, quindi chiaramente quando succedono queste cose, cambi società, cambi giocatori e parecchi, quindi un po' di scossone magari dentro la squadra mentalmente può, può averlo accusato, ecco. quindi io dal de fuori chiaramente posso dire che spero che il Foligno si salva da ex Folignate, è chiaro, però... Ho visto un Foligno che chiaramente ha provato a fare la sua partita, però ha trovato davanti un Trestina che, che ripeto, ha impostato il gioco da prima al novantesimo e quindi penso che la vittoria sia meritata. È chiaro che il valore delle due squadre si, si vede dalla classifica. C'è poco da cercare alibi o quant'altro. Qui, qui si perdono i duelli. Bisogna assolutamente mettersi in testa che in un qualsiasi posizione del campo noi dobbiamo vincere più duelli. A volte quando giochiamo sullo sporco con gli avversari ci capita che gli altri arrivino un attimo prima. È successo addirittura su un fallo laterale e, e oggi è veramente dura da mandare giù. È, è chiaro che mh, in una situazione del genere per noi un punto era anche qualcosa da dove ripartire, era qualcosa di importante infatti dovevamo provare a vincere nella seconda parte del, del secondo tempo ma non dovevamo rischiare per me è dura da digerire che dopo aver sofferto aver corso aver combattuto prendere gol su fallo laterale ho difficoltà a rimanere tranquillo insomma ecco Io non vi nascondo che quando è arrivata la chiamata del foligno la prima cosa che ho fatto sono andata a vedere il calendario ho detto Cavoli Guido, arrivi e le prime tre partite in una settimana sono partite veramente toste. Perché in questo momento la classifica parla chiaro. E in questo momento tutto è possibile. In queste tre partite, la squadra potrebbe incontrare delle grosse difficoltà, eh, però mi aspettavo di riportare. Almeno oggi mi aspettavo di riportare qualcosa a casa. Sì, eh, io ho notato prima della gara e anche durante la gara un atteggiamento diverso da parte di una squadra che si è in difficoltà ma che oggi mi è sembrata più squadra. Eh, dobbiamo ripartire da quello e dobbiamo ripartire dal fatto che adesso arriveranno anche delle partite molto importanti ma con squadre che magari potranno avere anche i nostri problemi. E quindi dobbiamo assolutamente eh, per forza voltare pagina. Per me è dura, per me ve lo dico è dura perché è un allenatore che, che perde tre partite consecutive si deve mettere in discussione assolutamente. Però il lavoro svolto durante la settimana non lo metto in discussione perché i ragazzi si allenano bene, si allenano con, con costanza, con serietà. Eh, la domenica però si perde qualche duello di troppo e il campionato è questo. Ma che ti dico, siamo molto contenti per questa vittoria, sapevamo che oggi veniamo a affrontare una squadra che non era in, in ottime condizioni, però oggi è dato tutto, noi siamo stati bravi a riprenderla e poi a vincere nel finale, era una partita, come ripeto, molto difficile da affrontare per il Foligno, Ci spiace vedere una, una squadra umba, ma credo che se, se sarà questo l'atteggiamento del Foligno in una di quelle prossime partite con i nuovi acquisti, spero, e mi auguro che possa salvarsi presto. Su questi momenti uno non deve mettere il dito sulla piaga, anzi deve stare vicino alla squadra, deve stare vicino a questi ragazzi perché ci, ci sono momenti belli come stiamo passando noi del Trestina però sappiamo che nelle stagioni ci sono anche momenti di difficoltà e questi ragazzi secondo me da fuori hanno bisogno solo di una pacca sulla spalla perché rimando dalla stessa parte si può raggiungere un obiettivo. Se ci stanno a cose da fuori sarà, sarà ancora più dura, Ecco, quello che, quello che riguarda me e quello che vedo da fuori. Poi è normale da Umbro. Auguro veramente a questa squadra di salvarsi perché non se lo merita. Sappiamo quello che è capitato, però ancora mancano sette partite. E quindi per me, ripeto, se sarà questo lo spirito che, come hanno affrontato oggi il primo tempo, mettendoci sotto comunque, sono sicuro che se salveranno, soprattutto se le retrocessioni saranno tre. Quindi spero e mi auguro che sia così. Eh, dispiace per come è andata a finire perché l'atteggiamento, l'attenzione, eravamo partiti bene, riuscendo a sbloccare il risultato. Purtroppo è un momento è dove facciamo fatica, e quindi bisogna compattarci, lavorare e per cercare di raggiungere l'obiettivo che è quello di salvarci, quindi Adesso ci saranno due settimane di stop, lavoreremo cercando di lavorare non solo eh, sull'aspetto tecnico-tattico ma anche sulla testa, in questo momento forse è, è quella che ne risente di più, nel senso che quando le cose vanno male non dobbiamo essere negativi, perché poi prima o poi vedi dobbiamo avere più, più coraggio, più, più spirito di iniziativa è chiaro che l'impegno c'è sempre stato però in questi momenti soprattutto noi più esperti dobbiamo dare una mano anche ai ragazzi per tirarci fuori da questa situazione e in questi 15 giorni lavoreremo per farci trovare pronti veniamo da 4, venivamo da quattro sconfitte di fila è normale che inconsciamente subentra magari la paura per quello dico in questi 15 giorni dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa eh, per cercare di non pensare a quello che ormai è successo perché comunque non siamo spacciati non è che siamo ultimi in classifica che dici siamo eh, alla deriva anzi eh, abbiamo dimostrato anche col Gavorrano che, che ci siamo che... però magari poi nei momenti topici del match eh, subentra inconsciamente quel... può subentrare quello inconsciamente dici tu la paura come? Che vedete all'interno che ci vedete ancora? Cioè, cosa? Eh, ma certo, che come facciamo a non crederci? Cioè. No, perché in sono piccole consecutive, insomma, è pesante. No? Ho capito, Beh, mica se siamo se ultimi, qui come l'atteggiamento che si è visto col Gaborrano, ma anche col Montevarchi, poi gli episodi fanno la differenza. Eh, vai sotto contro la seconda, eh, ad oggi la prima in classifica a pari punti. Eh, in inferiorità numerica sbagli il rigore, magari e Può avere un contraccolpo psicologico, però l'atteggiamento iniziale della partita della squadra c'è stata cioè, quindi è normale che ci crediamo È una domanda inutile, scusami. Come si è trovato? è Come? Come si è trovato? Eh no, è un buon giocatore, assolutamente. Cioè, è normale che, magari, arrivando una settimana, eh, c'è bisogno chiaramente di migliorare l'intesa. quello senza dubbio. però in questo momento, sono tutte cose che. Secondarie, diciamo, dai, perché in questo momento quello che conta e che deve contare d'ora in avanti è la fame, la grinta, la cattiveria, è la voglia di vincere i duelli. E abbiamo visto che quando lo facciamo riusciamo a dar fastidio parecchio anche agli altri.